Emergenza Covid-19, situazione sotto controllo alla casa circondariale Noce di Caltagirone. La struttura carceraria, che ospita circa 500 reclusi, è uno dei pochi istituti penitenziari dell'isola in cui non si sono registrate proteste dei detenuti. In prossimità dell'ingresso, così come disposto dal questore di Catania, il dottor Mario Della Scioppa, staziona come attività preventiva anche un mezzo blindato del reparto mobile della questura etnea, nel caso in cui dovessero registrarsi tumulti all'interno. Angelo Allegra, segretario provinciale del sindacato autonomo SINAPPE di Polizia Penitenziaria. Caltagirone è uno dei pochi istituti dove non si sono verificati disordini da parte dei detenuti, come è accaduto in altre realtà penitenziarie. Questo anche grazie alla mediazione e al dialogo che si è creato tra la direzione, il comandante e altri funzionari dell'istituto, che sono intervenuti con i detenuti appunto per aprire un dialogo e cercare di far capire che la tutela, soprattutto dell'istituto penitenziario, dipende principalmente da loro. Sono intanto all'incirca una decina i detenuti che hanno lasciato, in virtù dell'ultimo decreto varato dal governo, il carcere Noce. Vanno in detenzione domiciliare i detenuti che devono scontare pene sino a 18 mesi. Nel caso in cui le stesse siano superiori a 6 mesi, sarà applicato il braccialetto elettronico. L'obiettivo è quello di diminuire la presenza nelle carceri per gestire meglio l'emergenza coronavirus. Fino ad oggi sono usciti circa 10 detenuti, chi posto in detenzione domiciliare, chi agli arresti domiciliari a seconda della posizione giuridica. Si ringrazia il reparto speciale pronto intervento della Polizia di Stato messo a disposizione appunto in questi periodi particolari dalla Prefettura di Catania. Il nostro plauso certamente va a tutto il personale di Polizia Penitenziaria che all'interno dell'istituto in questi periodi sta mostrando un senso alto del dovere. Scarseggiano invece dispositivi di protezione individuale, nel caso in specie mascherine monouso, liquidi disinfettanti, occhiali di protezione e guanti che dovrebbero essere destinati al personale di polizia penitenziaria. Il segretario regionale del SINAPPE, Rosario Di Prima, in una nota inviata agli organi di competenza, ha poi altresì sollecitato la realizzazione degli interventi di sanificazione degli ambienti interni ed esterni alla struttura carceraria. Riguardo alle mascherine, questa è una nota dolente perché il personale di polizia penitenziaria a cui va tutto il plauso in questo periodo, verifichiamo che c'è una scarsa dotazione di mascherine e ausili per affrontare il servizio di tutti quanti operano all'interno della struttura penitenziaria. E infine la casa circondariale Noce, nonostante l'esiguità del personale, in quanto dispone di poco più di 150 agenti a fronte di circa 500 detenuti, è pur sempre un carcere di sicurezza, ma che allo stesso tempo denota anche carenze strutturali. Riguardo al blocco 50, siamo nell'emergenza, dentro l'emergenza, perché con questo gioco di parole vogliamo ancora una volta ribadire la nostra problematica circa le condizioni igienico-sanitarie molto carenti. Questo stesso andrebbe chiuso per le gravi carenze igienico-sanitarie che ci sono all'interno e soprattutto di chi vi opera, perché da tenere conto che qualora entrasse o si verificasse qualche manifestazione di contaminazioni all'interno, sarebbe già una strage.